Ci spiega come funziona il sistema di raccolta porta a porta abbinata alla tariffa puntuale, la cosa che chiedevamo prima. Buongiorno a tutti, vi ringrazio dell'invito. Sono Salvatore Genova e lavoro. Un po' più di voce qua. No, quello non funziona, quello solo per la gamba. No, sì, però. E lavoro per una società di ingegneria che si chiama Esper, che lavora esclusivamente con soggetti pubblici in tema di No, sì. supporto per la gestione dei rifiuti. E volevo anche introdurre alcuni temi collegandomi un po' alle cose che ha detto Massimo. L'altro ieri, per esempio, sono stato in provincia di Roma, dove il commissario, non so se qualcuno di voi ci è andato, il commissario ha invitato tutti i sindaci di tutti i comuni della provincia per parlare del problema della gestione dei rifiuti, perché negli ultimi 6 mesi sono state chiuse 2 discariche importanti, Cinque. vabbè, due quelle che erano interessate, ma di cui si è parlato importanti, quindi Cerveteri, Bracciano, Midollo, Colle Ferre, Bracciano. Civecchia, abbiamo fatto chiudere noi con Esposito. E naturalmente questo ha creato, erano delle cose che sia la provincia sia la regione aveva, sia il ministero anche con la circolare di agosto aveva detto guardate che così non si può più andare avanti e poi giustamente si è arrivati al limite per cui si sono presi dei provvedimenti forti. E i comuni si sono trovati assolutamente impreparati a gestire questa emergenza che ha portato cosa? Ha portato un aumento consistente a carico naturalmente poi dei cittadini perché? Perché prima smaltivano a 80, a 100, a 120 e adesso queste nuove discariche. Queste due discariche. Le discariche sono rimaste aperte in un raggio naturalmente superiore a chilometrico, superiore a quelle dove andavano a conferire prima, quindi oltre a un maggior costo di trasporto c'è un maggior costo di conferimento di discariche. Un comune che non è in provincia di Roma, pur la provincia avendo fatto un lavoro considerevole dal 2005 di finanziamenti per il porta a porta, ci sono ancora tanti comuni che o non l'hanno avviato in tutto il territorio o ancora devono partire, ma anche quelli che sono arrivati a una buona percentuale di raccolta differenziata, ma sono veramente, sono tanti, ma diciamo, i comuni della provincia di Roma non sono pochi e si sono trovati a non sapere come fare, perché se in discarica si porta il 70% e l'80% diciamo, della produzione dei rifiuti, capite bene che se si passa da 80 euro a tonnellata a 200 euro a tonnellata, significa che quasi il costo a carico dei cittadini, non dico che raddoppia, ma aumenta notevolmente. E quindi quello di cui vi parlerò oggi è un po' cosa intanto si può fare, ma già alcune cose le ha dette Massimo, per una gestione dei rifiuti virtuosa che è fatta di tante cose, quindi non solamente la mera raccolta dei rifiuti, ma avete parlato del centro di riuso, avete parlato. E quindi in generale azioni di prevenzione e riduzione, avete parlato della tariffazione puntuale, di un efficace sistema di monitoraggio e controllo, perché naturalmente non si può avviare un nuovo servizio e lasciare che il servizio
vada per la sua strada, ma deve essere monitorato, devono essere apportate delle correzioni, e poi un'informazione e un dialogo costante con gli utenti, come lo stiamo facendo oggi, come si farà più in là quando saranno avviate le varie attività. E fare implementare delle nuove azioni come quella di una raccolta porta a porta significa aumentare il grado di intercettazione dei rifiuti, perché è quello che noi dobbiamo fare, no? Dobbiamo cercare di intercettare il più possibile. E quindi in questa slide vengono presentati i gradi di intercettazione, che significa anche migliore qualità del rifiuto raccolto, e quindi significa ha un impatto anche nei costi. E quindi c'è un grado di intercettazione con un costo anche poi di selezione e di trattamento per il multimateriale secco, quindi anche a Roma non tanto, si raccoglie il multimateriale pesante. Però vediamo che cos'è, perché partiamo da nozioni di base. Cioè. Allora, multimateriale sacco viola significa raccogliere tutto il secco, quindi insieme plastica, lattine, carte, quindi tutto il multimateriale, lasciando poi il residuo e l'umido. Multimateriale pesante significa vetro, significa la frazione secca pesante, quindi in più c'è il vetro, quindi plastica, alluminio e vetro. Multimateriale leggero significa raccogliere il vetro a parte e raccogliere insieme plastica e lattine. Okay? E quindi tutte queste tre tipologie di raccolte hanno tutte degli impatti diversi in termini di efficienze di intercettazione e maggiori costi di selezione. Quindi possiamo vedere il multimateriale, possono essere raccolti sia in modo con contenitori stradali, che parlo del multimateriale più che altro pesante e leggero, che con raccolte porta a porta. Quindi sono delle raccolte porta a porta che riguardano il multimateriale più che altro leggero. E quindi i gradi di intercettazione, per esempio, del multimateriale con il sacco viola un po' più basse rispetto naturalmente alle altre, al multimateriale, quindi dal 30 al 60%, con il multimateriale invece pesante riusciamo a intercettare il 40-90%, e con il multimateriale leggero un po' di più, quindi 50-90%. E questo naturalmente ha, come vi dicevo, anche degli impatti, per esempio Trento, che è un comune che noi abbiamo accompagnato nella implementazione della raccolta porta a porta, che prima faceva una raccolta con il multimateriale pesante, aveva un grado di intercettazione perché faceva un servizio misto, quindi di raccolta di prossimità e stradale, e quando è passato a un servizio domiciliare, quindi raccogliendo facendo la raccolta multimateriale leggero, quindi plastica e lattine, raccogliendo il vetro monomateriale, ha aumentato la propria resa del 61%, quindi, partendo da una percentuale di intercettazione del 32% e andando con il servizio domiciliare al 25% plastica e lattine, al 27% con il vetro. Quindi questi sono degli impatti immediati, quindi basta cambiare una modalità di raccolta, e fatta naturalmente in un certo modo, che si hanno immediatamente degli impatti positivi. Naturalmente Roma è molto complessa, e quindi, come sapete, nei quartieri che sono stati avviati con il servizio di raccolta porta a porta si è dovuto
permesso di affrontare delle varie esigenze dettate da cosa? Dalle caratteristiche urbanistiche e quindi sia urbanistiche della conformazione ma anche di quello che ci sta attorno. Quindi noi abbiamo avviato il porta a porta nei tre quartieri Decio, Massimino e Coglioniene, erano delle località in cui i nomadi andavano a frugare all'interno dei contenitori stradali, quindi la paura era quella, ma adesso se i contenitori vengono messi nei piani piloti oppure nelle vicinanze del mio condominio, io adesso mi ritrovo i nomadi dentro casa. E quindi una cosa un po' inusuale, comunque si sono, come vedete, l'AMA ha recintato, ha fatto una sorta di recinto per l'allocazione dei contenitori. Potevano accedere naturalmente solamente i condomini per andare a conferire o gli operatori dell'AMA per andare a raccogliere i rifiuti. Però si sono scoperti invece dei locali condominiali dove si mettevano magari le biciclette o quant'altro, che invece adesso sono state utilizzate per collocare i contenitori. Ma se i condomini hanno degli androni o dei cortili, come vedete nella figura a destra in alto, i contenitori possono essere collocati lì. Perché altrimenti il pericolo è questo. Il pericolo è, quindi, se il servizio non viene progettato bene e se non vi è una corretta azione di monitoraggio e controllo, io mi immagino la raccolta porta a porta qui a Corviale. Come la faccio? In questo modo, cioè metto i contenitori in fila sul ciglio della strada davanti al palazzo. Una possibilità potrebbe essere quella, io è la prima volta che vengo qua, però mi immagino che Corviale è fatta da N scale e quindi una possibilità potrebbe essere quella di dimensionare un servizio dando dei contenitori condominiali ma per singola scala, in modo che il mio parametro progettuale è dimensionare un contenitore per 20 utenze. Quante utenze ci possono essere? Una ventina? Non penso, di più. 50? No, sono tante, sono di più. Per singola scala. Abbiate pazienza, l'intervento, fatelo finire, perché poi dopo gli rispondo io. Ma per un semplice motivo di conoscenza, non per altro, solo di conoscenza del palazzo. Grazie. Cioè, cercare di suddividere il palazzo in porzioni, cercare di suddividere il palazzo in porzioni. Questa potrebbe essere una delle tante, si possono creare poi delle aree ad hoc, però l'importante, cioè il concetto è non mi devo preoccupare del fatto che devo dimensionare il servizio per tutto il serpentone, ma cercare di suddividerlo in maniera oculata per evitare questo, perché questo si può evitare. Permette una domanda? Prego. In alto a sinistra quella immagine cosa vuole indicare di sbagliato? Quel pezzo di palazzo lì? No, che è un po', vuole indicare che questi sono dei contenitori assegnati al condominio. Ah, ok, scusate, no, qui. Quello è il condominio. No. Quello è il condominio e sotto ci sono i contenitori per quel condominio. È un condominio. Ah, quindi questi sono tutti dello stesso. Insomma. Questi sono tutti dello stesso. Altri, naturalmente, questi sono sempre dei condomini con 70-80 famiglie e hanno trovato degli spazi, avevano un po' di giardino, hanno trovato degli spazi dove allocare questi contenitori. E poi questi sono i classici starter kit che si utilizzano, quindi questi contenitori impilabili per raccogliere la carta, la frazione multimateriale leggera e il residuo. E poi sotto invece la biopattumiera per raccogliere l'umido da sotto lavello con i sacchetti.
Questi sono alcuni esempi, Massimo mi ha fatti vedere alcuni dove e vi ha fatto vedere Massimo quella fotografia, quella parete con tutti quei mastelli. E quindi il principio fondamentale della raccolta domiciliare, come avete capito, è che non c'è più il rapporto non c'è più il rapporto utente-cassonetto, ma c'è un rapporto utente con i propri contenitori e con l'operatore che deve venire a fare la raccolta. E quindi è chiaro che quindi sono giuste tutte le cose che si dicono sugli imballaggi, ma è chiaro che comunque al cittadino si chiede uno sforzo per differenziare al meglio. E l'attività di monitoraggio e controllo, che è fondamentale, significa sulla base del fatto che c'è un rapporto adesso non più con il contenitore statale ma con l'operatore, che l'operatore che viene da voi a raccogliere il rifiuto deve essere responsabile e segnalare se qualcosa nella raccolta non ha funzionato. Perché voi adesso avete il contenitore stradale, quindi andate a conferire quando volete, tutti i giorni, di mattina, di pomeriggio, ci dovrebbero essere delle regole, ma comunque avete un contenitore, c'è un contenitore stradale. Domani si spera che ci sarà un servizio porta a porta e quindi ci saranno dei giorni per raccogliere la plastica, dei giorni per raccogliere il vetro, dei giorni per raccogliere il residuo e quant'altro. E quindi monitorare significa che se voi sbagliate e conferite in un giorno che non è quello della raccolta, oppure mettete all'interno del sacchetto un qualcosa che non è nel sacchetto della plastica, mettete una bottiglia di vetro, l'operatore dovrebbe essere talmente responsabile da segnalarlo questo, perché se all'utente non viene detto guarda, nei primi sei mesi non viene detto guarda che hai sbagliato qualcosa, l'utente continua a fare quello che ha fatto, quello che ha sbagliato, naturalmente sbagliando perché magari non è stata fatta bene la campagna di comunicazione, o sbagliando perché magari ancora non ci è abituato, e quindi si deve comunque dare un periodo di tempo per abituarlo a questo nuovo servizio che gli viene offerto. E quindi l'attività di monitoraggio e controllo ai primi occhi sono quelli degli operatori, è fondamentale. Si può fare mettendo un adesivo, un semaforico come quello che è stato fatto a Napoli, in cui si devono dare delle indicazioni, quindi i colori significano avete sbagliato giorno, è il colore blu, rosso per esempio, i rifiuti qui contenuti non erano quelli giusti, quindi avete sbagliato, avete messo il vetro in un sacchetto che non era quello. Quindi dare delle indicazioni al cittadino in modo che può migliorare la propria raccolta, oppure verde, avete fatto bene. Monitoraggio e controllo significa che se il cittadino continua a sbagliare sempre, poi ci deve essere un'azione sanzionatoria per fargli capire guarda che stiamo facendo sul serio, questo servizio deve essere fatto in un altro modo. Questa fotografia sono sempre a Napoli dei condomini molto, molto grandi, anche qui hanno trovato degli spazi nelle immediate vicinanze del portone d'ingresso, o qui addirittura non c'erano, e quindi nella rampa di accesso al portone li hanno messi proprio nel passaggio. Ed è importante anche l'attività di monitoraggio tra voi stessi. Come vedete,